Beh, a tutti ragazzi, sono sempre il vostro The Pro Player 04. Oggi siamo qui in compagnia del mio amico YouTuber. Ciao a tutti ragazzi, visitate il mio canale CrafterLeo04 Official. Allora, oggi siamo qui con la prima puntata di Fallout 4, il noto gioco che è appena uscito da poco tempo del titolo Bethesda. Solo per voi oggi io mi farò uccidere dai mutanti. Già, mi farò uccidere dai mutanti. Già, si farà uccidere dai mutanti. Possiamo vedere la mia camera molto ordinata? Sì. E continuiamo. Cosa stai facendo? Ok, allora. Che bel gioco. Vero. Ok, no, volevo far vedere. Dove eravamo prima? Vabbè, sì. No. Dora. Sì, no. Dai. Ok, scusate, allora ragazzi, non so che dire. Dai, di alcune delle tue cavolate che tanto mi spari tante. Banana a righe. Wow! No, niente ragazzi, visitate il mio canale, vedrete molti video di Minecraft. E soprattutto, molta roba, molto presto ci uniremo tutte e due, più un altro nostro amico. Andate a vedere, si chiama La Bestia 2004. Faremo un unico canale. Sì, allora adesso andremo a farmi squartare, solo per voi qui in diretta, a farmi squartare a un posto della confraternita. Oddio. Dai super mutanti. Dai super mutanti. Questo è uno dei miei pochi video sui videogiochi, perché il mio sarà più un canale su... Vlog. Sì, molto bello il gioco, vedete? Il gioco consiste in questo tutto il giorno. Vedi? Questo. Eccoci. Invece io ragazzi farò come gli Eternal Love. Se non li conoscete, qua sotto in descrizione c'è il link del loro canale. Sono due ragazzi, una ragazza e un ragazzo, che fanno più volte video su Minecraft. Quindi infatti farò più video su Minecraft che altri giochi. Allora, vedete che qui c'è scritto Volt 81? Beh, noi dovremmo venire al Volt 111, però questa è una tuta speciale. Ve la farò vedere quando farò il video dei misteri e stranezze su Fallout 4. E ragazzi, presto uscirà nel mio canale anche le più famose 5 teorie su Five Nights at Freddy. Ah, bello. Peccato che odio quel gioco. Vabbè, andiamo avanti. Allora, si riconosce un posto in cui ci sono dei supermutanti da queste sacche di cose qui, che è carne. Quanto costa? Non molto, forse 4-5 euro al chilo. Purtroppo è carne di non data provenienza. Ah. Ti sta facendo male il braccio? Sì, per quanto sto. Però dai, facciamo... Per adesso terrai tu, ok? Se vuoi no, tranquillo, ci sono abituato. Con il mio... Con il mio vecchio amico... che si chiama Fabio, Section 07, solo che non fa più i video con me, quindi mi dispiace un po', però. Ma lui tornerà? Non si sa. Ma non avevi detto in tuo video un brutto bugiardo che non sei altro che lui tornava? Bugiardo. Beh, però fra... non lo so. Cioè, mo è andato in Albania. Qui c'è qualcuno. Ma chi... Ah no, è morto. Dun, dun, dun! Allora. Mi fai paura! Allora, cosa c'è qui dentro? Sugar bombs. Dun, 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 dun. Sarebbero sacchetti di zucchero, molto salutare. E io mi sto spaccando il braccio. E infatti sono contento, ti pago per questo. Perché io ti pago? Mi devi pagare $50. Sì, vabbè. E dollari, non euro, dammi dollari. Vabbè, che qui $50 sarebbero tipo 10-5 euro. No, di più, molto di più. So, saranno tipo 70-80 euro. Poi puoi far cambio col braccio, eh? Se si può mettere in pausa in questa cavolo di telecamera. Oh. Ok ragazzi, un attimo che cambio braccio. Senza mettere... Non hai messo in pausa. Vabbè, non fa niente. Dai. Dai, tanto siamo alle prime armi, qualche errore di produzione ogni tanto succede, no? Dai, cambia... Ecco. Mi fai parlare! Scusa! Che ci stuccano le cose qui! Che questa è una serratura base, io c'ho... L'importante nella vita è centrare il buco. Questa frase è tratta da...
da Dante Alighieri nella sua divina scommedia. Scommedia? Qui ci sono degli orsetti. Ma che carini coccolosi! Ecco, uccidili. Allora, in questo posto di solito ci sono i supermutanti, ma adesso non c'è. Ecco, ho preso un telefono. Ah, questo è il P-Boy per chi non lo sapesse. Aspettalo in quadro, rimettilo. Dun, dun, dun. Ok. Allora, dobbiamo levare qualcosa perché peso troppo. Via il telefono. Ok. Non stiamo dicendo niente. Possiamo annoiare. Perché ecco. Occhio di falco, ma che cacchio è questo? Non mi hai parlato di sto occhio di falco. Ah ragazzi, questa non l'ho beccato per niente. Aspettate che cambio arma. Mo prendo l'arma che penso vi piaccia. Questa è la prima volta che gioco, cioè che guardo e un po' gioco a Fallout. Boom! Gang bang! Attenzione! Ti levita! Oh, ma sto robot, guarda che sarà sicuro. Ma guarda come scappa. Ma perché scappa? Perché è lezzo. Aspetta, pum! Guarda. Guardalo! L'ho ucciso! No, è ancora! Dai! Ne arrivano altri, aspetta, adesso usiamo una cosa. Mettiamo questo. Usiamo una cosa figa. Ora inizia la paura. Iniziamo una cosa figa. Siete pronti? Siete pronti? Prima di sceglierla, vabbè. Te volevo chiedere se. Wow, Molotov. Questo video sarà più stupido. Super. Che cazzo. Ti stanno sparando da dietro? No, da davanti, è il super mutante. Bravo, bravo. Questo robot, munizioni. Quando vuole fa il suo dovere, se no va dove gli pare e chiacchiera sempre. No, ha preso un'arma che non volevo. Aspettate che la levo perché sennò qui, via. Ma usiamo. No, questo no, troppo prezioso. Poi guardate che grafica. Vabbè, lascia. Questo gioco ha una vera e propria. Ha una grafica veramente. Ma ti levi da davanti? Oh. Vedete che io sono un vero e proprio pro player? Sì. Sto giocando a difficoltà praticamente quasi massima. Quindi non consiglio a chi gioca per la prima volta di giocare in difficoltà massima, perché veramente è molto molto difficile. Quanto sta durando il video? Non lo so, dove sta scritto? Scusate un attimo, ma il mio amico è stupido. Oh, sta telecamera non la so usare. Perché cosa ti pago? Aspetta, fai vedere a me. Ah, ok. Scusate. Vabbè, tra poco interrompiamo il video perché sennò mi si finisce la cosa. Perché è tutto appannato. Oddio, è leggenda. Questo è quello leggendario. Cacchio. Oh, però gli sto a fare male. È mutato, questo muta. Allora, la mutazione in Fallout 4 è un evento in cui soprattutto i nemici leggendari hanno che praticamente ogni tot di volte questi nemici cambiano, cioè si riaumentano la vita. E il mio robot gli sta facendo il culo amaro a quanto pare. Vediamo se è una K47, perché solo i mutanti ce l'hanno. Fucile a doppia canna, tappo 7, portiamolo da qua, mi prendi. Ok, chiudiamo con la visione di questo video, spero che il video vi sia piaciuto. No, non video, chiudiamo con la visione di questo gioco, poi faremo un piccolo vlog, no? Sì, però più tardi. Ok, però come si mette in pausa? Ci vediamo nel prossimo video e bella ragazzi. Bella ragazzi. Madonna. Non so chiudere. Aspetta, ecco.